Siamo arrivati qua alla seconda partita tra Pancarlin e Cresaure. È riuscita a spuntare la Cresaure. All'inizio Pancarlin ha utilizzato una tattica un po' particolare, cercando di fare un rush di milizia e basta. Insomma, una cosa veramente pazzesca. È stata veramente molto divertente la prima partita. Però ha vinto Cresaure. In questo momento adesso siamo in arena. E seconda partita, quindi mappa scelta da Pancarlino. Sono stati bannati come civiltà e Pancarlino ha bannato i turchi, quindi un'ottima civiltà in arena, chiaramente per fare sia Fast Imperial o comunque per fare Castle Drop. Insomma, un'ottima civiltà sicuramente in arena. Mentre invece Cresaure, ancora traumatizzato dall'attacco precedente, ha deciso di optare per i Celti, quindi ha bannato i Celti, che quindi Pancarlino non potrà utilizzare appunto in questa partita, ma neanche in quelle successive. Adesso chiaramente questo è l'inizio della partita, entrambi i giocatori partono con i tre cittadini, comunque siamo arrivati ormai a sette cittadini. Tanto mentre la partita qua sta andando abbastanza velocemente, io direi che Pancarlino, cioè nel senso Cresaure, ha uno spazio maggiore rispetto a Pancarlino. Infatti vedete questa mappa è molto più grande rispetto a quest'altra, perché è più schiacciata la mappa di Pancarlino. Intanto vediamo che ci sono delle bacche addizionali, mi sembra, per Pancarlino, che comunque adesso ha trovato tutte le risorse. Guardiamo, intanto vediamo risorse esposte qua. C'è un oro, una pietra molto vicina per Cresaure, che quindi potrebbero essere eventualmente attaccate da un Castle Drop. Per quanto riguarda invece le reliquie, diciamo che sono più o meno bilanciate, anche se in realtà penso che siano un pochino più in favore della direzione di Pancarlino. In questo momento vediamo che c'è anche una reliquia a metà tra i due, insomma, le fortificazioni, i due contendenti, i due partecipanti, i due giocatori. Tanto vediamo, entrambi i giocatori stanno continuamente a fare le mosse iniziali, quindi cittadini alle pecore, cinghiale, bacche, falegnameria, un'ottima, mi piace questa falegnameria da parte di Cresaure. Tanto vediamo qua fa delle case Cresaure, perché comunque è vicino ad essere bloccato con la popolazione, comunque dovrebbe riuscire a fare la casa in tempo. Ecco, infatti riesce a fare la casa in tempo. Intanto vediamo che c'è Pancarlino che qua si sta chiudendo, visto che ha deciso di cancellare le mura qua, e con questo mulino riuscirà a prendere sia questi cervi che a prendere le bacche. Infatti vediamo che sta in questo momento prendendo il secondo cinghiale. In questo momento Pancarlino senza telaio, quindi infatti dovrebbe essere in vantaggio di un abitante. Infatti ecco qua si trova a 19 in questo momento, 19 abitanti contro i 18 di Cresaure, appunto grazie al fatto che Pancarlino non ha ricercato il telaio, quindi ha un abitante in più, che è una cosa che si può fare decisamente in arena. Intanto vediamo che cosa decide adesso. In questo momento decide Cresaure, e vediamo di usare lo scout e esplorare in quelle zone più esterne della propria mappa. Anche qua Pancarino decide di avventurarsi. Vediamo se i due scout si troveranno. Mi sa di no, no, non sono ancora visti. Intanto vediamo che in questo momento Cresaure sta vedendo l'oro abbastanza esposto da parte di Pancarino. Vediamo che questo cervo prova a scappare, ma c'era questa casa e quindi non ha avuto modo di poter fuggire, insomma, da questa trappola mortale costruita dall'uomo. Intanto vediamo che la popolazione è sempre abbastanza vicina per entrambi i giocatori, 23 contro 24. Vediamo due abitanti qua sull'oro da parte di Cresaure, non ancora cittadini sull'oro. Intanto Pancarlino, intanto vediamo che Pancarlino è prima a passare d'epoca con 25 abitanti, sta passando, mentre invece Cresaure non ha ancora cliccato. Forse farà un po' di cittadini in più, vedremo. Ecco qua, finalmente adesso ha cliccato con un cittadino in più, quindi Cresaure decide di passare con un cittadino in più. Fa una caserma! Perché sta facendo una caserma? Intanto vediamo che in qualche modo è riuscito ad entrare Pancarlino con lo scout. Vediamo intanto cosa ci è attaccare lo scout, però in svantaggio, 39 HP contro 33, quindi riesce in un qualche modo a dare il primo colpo. Pancarlino in questo momento sta fuggendo lo scout. Abbiamo 30, 21, 24, 18, 18. In questo momento si trova in svantaggio lo scout di nuovo di Cresaure, cerca di micrare. Vedi finalmente una caserma da parte di Cresaure. Cosa sta facendo?
Finalmente muore lo scout di Pancrino in questo momento, visto questa caserma. Che cosa farà con questa caserma? Dato che vediamo che Pancrino decide di fare di ricostruzione per passare d'epoca, e penso che tra pochi secondi. Ecco qua, perfetto, un passaggio d'epoca perfetto per Pancrino in questo momento, che a 14 minuti 51 dovrebbe riuscire a passare anch'esso all'epoca dei castelli. Intanto vediamo infatti che cosa succederà. Nel frattempo ci sono tutti i vari potenziamenti economici, quindi per la legna, per le fattorie. In questo momento sta prendendo adesso anche della pietra a Chesare, che ha preso i Malai, quindi i Malesi. Perché ha preso i Malesi contro Carlino, che è Pancarlino, che ha preso invece gli Etiopi. Etiopi, interessante, guerrieri con Shotel sono interessanti, hanno anche un ottimo compartimento nell'assedio, quindi decisamente interessante. Vedremo come andrà questa parte. Intanto vediamo che Crusare ha più cittadini in questo momento, ma non capisco che cosa stia aspettando dal cliccare il passaggio d'epoca. Non ha cibo? Non ha cibo? Perché non ha cibo? Non capisco perché non abbia cibo Crusare. Cosa ha fatto? Perché non ha cibo? Ah, perché tutti questi cittadini stanno prendendo le risorse, due a loro e quattro alla pietra, e non è riuscito ad accumulare abbastanza cibo. Sta andando troppi, troppi cittadini, 35 abitanti, mentre Pancarino sta facendo adesso il secondo centro città, il terzo centro città, sta facendo un monastero, vuole prendere il controllo delle reliquie, visto che l'avversario non può prendere il controllo delle reliquie, visto che è ancora all'epoca feudale. Tanto finalmente dovrebbe essere in grado di avere quasi 800 di cibo, no, 5 di cibo, 200 in questo momento di deposito, perfetto. Finalmente con 36 abitanti passa d'epoca tardissimo rispetto al suo avversario, passa quindi a 17 minuti e 44 sarà l'epoca dei castelli. Tanto vediamo che cerca potenziamento in quanto qua della pietra, mentre Pancarino vediamo che comincia leggermente a recuperare la differenza di popolazione iniziale che c'era appunto tra lui e Crisaure, quindi sta salendo 36 abitanti contro 34, 35 villi contro 33, 35 contro 34, 300 città con cui produrre abitanti. Adesso vediamo in questo momento che cosa succederà. Ecco qua, finalmente Pancarino è passato in vantaggio, ma bisogna dire che Gasara in questo momento è riuscito a passare anche lui finalmente le proprie castelle. Vediamo se riuscirà a recuperare un po' lo svantaggio. Ricordiamo che comunque deve materialmente costruire ancora le centro città e quindi iniziare a produrre cittadini qua. Un centro città un po' bruttino, bisogna dire. Diciamo sì, c'è lo spazio per fare le fattorie, ma comunque non lo so, insomma, l'avrei fatto magari qua, avrei cancellato le mura e l'avrei fatto qua al centro città personalmente. Vediamo dove farà il terzo centro città. Terzo centro città non c'è, non c'è un terzo centro città, non c'è un terzo centro città per Crisaro a quanto pare, niente terzo centro città per Crisaro, peccato. Tanto vediamo che le risorse di Crisaro in questo momento sono abbastanza, sono scarse, scarseggiano. Vediamo che a malapena riesce a mantenere la produzione di cibo, intanto deve stare raccogliendo pietra da Crisaro, dovrebbe avere quasi pietra sufficiente per fare un castello. Vediamo qua che fa un centro città brutto. Bruttissimo, Crisaure, che sta facendo? Non sai quel centro città vicino alla pietra? No, Crisaure, no, questa non deve farla, Crisaure, no, no. Allora, questo già in un certo senso ha quasi senso, visto che si trova comunque in una zona accessibile per la legna. Ok, questo invece no. Poi c'è il mercato, cosa? È impazzito, Crisaure è impazzito, è ufficiale, basta. Tanto vediamo che finalmente ha quasi pietra sufficiente per fare un castello. Vedremo dove posizionerà questo castello. Ha fatto anche un avamposto qui per controllare, per evitare, per assicurarsi che non ci sia un castello in costruzione qua a ridosso delle mura che possa attaccare quindi questo castello difensivo per usare. Intanto vediamo che cominciano a uscire i monaci. Vediamo che c'è qua uno scout da parte di Cresaur, l'unico rimasto in vita. Qua una università addirittura per Pancarlino, che ormai ha 16 abitanti in più rispetto alla propria università. Intanto vediamo se Cresaur si accorge del monaco. Sì, se lo accorge, lo vede. Adesso va, ha visto anche l'università, quindi deve aver capito. Insomma, uccide il monaco, giustamente. Vediamo che cosa deciderà di fare in questo momento. Crisaure, vediamo che c'è Pancrino decisamente in vantaggio con l'economia in questo momento. Adesso ha appena cliccato l'epoca imperiale a 23 minuti
di 3 minuti a 26 sarà all'epoca imperiale. In questo momento Pancalina in questo momento ha fatto una caserma. Vediamo che cosa deciderà di fare. Intanto vediamo che controlla anche già diverse reliquie, ne ha due. Penso che riuscirà a prendere facilmente anche una terza. No, un monaco è morto, quindi deve fare un altro. Quindi, per il momento niente reliquie per Pancarlino. Vediamo intanto che cosa succede. Pancarlino ormai è quasi vicino, manca veramente pochissimo. Intanto la ricerca della balistica, la ricerca del Bodkin Arrow, quindi la ricerca del potenziamento, quindi per tutti gli arcieri. Ricordiamo che gli etiopi, se non sbaglio, sparano le frecce più velocemente, al 18% più veloci. Quindi vediamo anche addirittura Siege Workshop, quindi magari la balistica, che verranno accompagnati poi da arieti o manga, molto più plausibile arieti. Vediamo che siamo quasi arrivati all'epoca imperiale, finalmente. Ecco qua, cerca del balestiere scelto, del bracciale, dell'anello di ferro, della chimica. Pancarlino ormai sta veramente puntando tutto su questo. Vediamo che tra un po' dovrebbe. Tre giocatori in una unità militare. Qua secondo castello di difesa per Cresaure. Solo che secondo me è un po' quasi inutile in questo momento, dato che all'epoca imperiale comunque Pancalino potrebbe buttare fuori tre buchi su tre buchi, anche se a dire il vero non ha fatto nessun castello. Pancalino, vediamo intanto che qua sta accumulando un sacco di arie di tiro con l'arco, anche laboratorio d'assedio. Vediamo intanto che cosa succederà nel frattempo. Ecco qua, finalmente anche Casara qua ha raggiunto l'epoca imperiale. Cerca intanto, sta costruendo qua una università. Vediamo che cosa succederà. Ecco qua, arieti, quindi per attenzione, intanto escono alcune cittadine da parte di Crisaure, che si troveranno proprio a far fronte contro tutti questi arcieri pronti. Infatti faranno un massacro per tutti i cittadini in questo momento. Crisaure le aperte tutti, comunque visto che c'è questa zona. Intanto vediamo che ci sono alcuni Karambit che provano a distruggere, a difendere, insomma, questo cancello. Ci riescono, perdendo comunque la vita a metà dei 4 punti. Le 4 bombardi dirette da parte di Pancarlino in questo momento, che stanno prendendo di mira questo castello, intanto manda i cittadini a riparare, ma non c'è nessuna risposta in questo momento da parte di Cesare. Fa un Siege Workshop a sua volta, quindi farà forse. Cesare risponde con no, che sta facendo? Con guerriero, con scudo, insomma, quello là che è Sword, cioè vuole fare fanteria contro i balestrieri. Ma visto che Pancarino ha i balestrieri, pure non se ne è accorto, i cittadini sono morti così velocemente da non essersene accorto. Adesso comunque là, li vede, tanto vediamo che risponde in un qualche modo, riesce a distruggere una bombarda in questo momento con il trabucco. Vediamo che prenderà, no, manca questa bombarda. Solo che comunque decide in questo momento di smontare il trabucco, perché forse si era portato fuori range questa bombarda, che comunque sta distruggendo questo castello. Adesso riporta qua il trabucco, lo rimonta. Vediamo che c'è un monaco da parte di Pancarina, che sta riprendendo tutti le reliquie. Penso che ce l'abbia tutte, mi sa, tra poco. Vediamo subito, non Cresaure ma Pancarina. Eccolo qua, due reliquie, sarebbe il terzo monaco con le reliquie. Addirittura una balestra, che una risposta, cioè bisogna che cerca di rispondere con la propria bombarda. Questo castello giustamente è stato distrutto da queste due, da queste tre bombarde. Ci sono un sacco di balestieri scelti per mandare questi due guerrieri con Karambit. Ma sono davvero un sacco di balestieri, un sacco di bombarde, però mica è grande, riesce a fare un trade a favorevole in questo momento. Crisare arriva una seconda bombarda, cerca di prendere, distruggere questi scorpioni, ce la fa, però ci sono queste due bombarde, 3, 2 contro 1 sono rimaste, vengono fatti finalmente i campioni, non i campioni, scusate, i guerrieri con spadone due mani, che sono gratis per i malesi, cercando la tecnologia appropriata. Solo che sono ancora troppo pochi per poter difendersi da tutti questi balestieri, sono tantissimi. Intanto vediamo che prendono in mira, massacrano questi cittadini, provano in qualche modo
a rispondere nel decidere in cui vi attendere, di aspettare per alcune nuvole. No, a questo momento decide di ingaggiare con solamente 14 campioni, 14 guerrieri, sono pochissimi, neanche si avvicinano, riescono a uccidere una bombarda, non riescono a fare niente, neanche riescono pure a scalfire questa bombarda da fare di pancarolina, quindi perde quasi tutto, perde 10 unità Cresare, che in questo momento decide di fare un'altra caserma, intanto questo castello viene preso sott'attacco da parte delle bombarde, tutto pancarolina può pushare, ma la differenza di punti è davvero notevole, stiamo parlando di quasi 2000, 2000 punti di stacco in questo momento. Sta cercando di temporeggiare Crisaure, ma in questo momento, nonostante i 400 città, non ha molto tempo, ha bisogno di un sacco di cibo, ha bisogno di un sacco di caserme, ha bisogno di un sacco di anche bombarde per provare a contrastare le bombarde del nemico, comunque a fare del danno all'area contro tutti questi balestieri. Adesso decide di nuovo a ingaggiare, ma no, una cattiva idea di... No, riesce a uccidere le bombarde nel frattempo, riesce quasi a uccidere una seconda, ma verrà presa di mira e perde la vita, ma, quindi è molto pericoloso questo gioco, riesce a... No, lo prende la bombarda di... Pancrescia prende la bombarda di Cresare, di nuovo ingaggia, ma non ha esercito, 7 unità militari, è finita sta partita, è finita, non ho più nulla, ha 7 unità militari, ne ha 19 adesso, cos? Ok? Prova a ingaggiare la carica, l'ultima carica, prova a distruggere le bombarde, non riesce neppure a uccidere la bombarda, riesce a distruggere questa ariete che stava attaccando la città, ma questo non si chiama il GG, visto che Pancarina va praticamente anche in questo caso il doppio della popolazione rispetto al proprio avversario, quindi durata davvero molto... cioè è stata molto unilaterale questa partita, ha provato a fare unità che non costassero oro, insomma, contando sulla produzione di cibo, ma a parte che ci sono state 200 città veramente infelici da parte di Crisaura, infatti orribili qua, non, 4 fatto 5 fattorie, non fatto, ci sono 5 fattorie in questo, attorno a queste 100 città, e qua se ne perde almeno un 5-6 fattorie perde. Bruttissima scelta per la posizione delle 100 città da parte di Crisaure. E un'altra cosa, non è riuscito a leggere l'attacco di Pancalino, che ha fatto praticamente solo balestiere e bombarde e arieti, e quindi la scelta di unità quindi che combattono corpo a corpo non era ottimale per Crisaure, che quindi perde questa partita. Il punteggio va 1-1 e quindi tra un paio di minuti andremo a vedere la terza e ultima partita. Dopo che mette appunto un po' di musica. Ecco, magari chiudendo anche questa schermata.